Alberto Marolda, non so nemmeno se vengo in video, ma tanto non sono importante io, è importante Cesare Picco. Siamo all'Auditorium a Roma e non lo so, io sono senza parole perché un concerto al buio, ma letteralmente, signori, al buio, non è che dice ma sai c'ho l'appuntamento al buio, no, questo è l'appuntamento con una musica perfetta. Sbaglio, mi sembra proprio lo spogliare la musica di tutti gli orpelli, di tutto quello che c'è intorno e far sentire solamente l'essenza in modo tale che poi ognuno la possa sentire al meglio. Hai centrato, togliere l'immagine e togliere un senso, in questo caso la vista, quindi togliere l'artista dal palcoscenico, togliere il suo ego ingombrante. E questa è una lezione anche per che me. Con i pianisti non è da poco, perché non è da poco. Di ego. Esatto. Innanzitutto mi divertirei poco io. Sai, in questo concerto io sono, non mi si vede, ma è traslo, sono completamente nudo, nel senso che qui non posso mentire, innanzitutto a me stesso. Non puoi gigioneggiare, certe volte il pianista è portato a gigioneggiare, anche perché la gente poi si affeziona al refrain già sentito, no? E allora, io che ho sentito per esempio molte volte i tuoi dischi, ce li ho tutti, li sento, li ascolto e li ricordo, ogni tanto cercavo di dire ma questo l'ho già sentito, no! Non puoi, la mente fa tantissimo, sai, per concludere il concetto di questo concerto è molto semplice, che non vuole essere di chissà quale, darmi quale significato, però in realtà la mia ricerca è questa, cioè il principio di riuscire a non dover vedere le proprie mani per trovare la musica che arriva. Allora a questo punto penso ormai, dopo un po' che ne faccio da 3 anni a questa parte, di essere riuscito a trovare senz'altro un tragitto interessante. È innanzitutto un work in progress, penso che cambierà sempre forma. Bisogna anche di teatri particolari, cioè il teatro si deve asservire spazi, a te. Ma sai quante volte appunto magari ci sono state proposte ma non abbiamo potuto accettare, perché magari se tu trovi il teatro con troppe fonti luminose, c'è un lavoro di produzione molto, molto forte da fare, non è assolutamente per tutti gli spazi, e penso che anche dal punto di vista acustico si potranno fare altre
altri esperimenti. È per il pubblico che ha voglia di mettersi in gioco, questo sì. Non è un pubblico passivo, è un pubblico che deve accettare questa sfida, perché finché, lo ripeterò sempre, finché, e tu l'hai provato stasera, tu dici buio, ah sì vabbè buio, finché tu non provi il buio assoluto, è vero, è vero. Non puoi immaginare che cosa vuoi fare. Anche a casa hai la, insomma, radio sveglia e quello. No, devi provarlo, devi provarlo. Signori, guardatelo bene, perché appunto a buio non lo vedrete, ma di pianisti anche io ne ho intervistati tanti. Quando andate a vedere Cesare Picco, in realtà non lo andate a vedere, lo andate ad ascoltare, e questo vi chiedo di farlo, cercatelo. Non è un uomo protagonista, dopo tanti anni che lo seguo posso dirlo, ce ne sono tanti altri che forse esagerano, ma voi andate per ascoltare. Dice, ma me lo ascolto a casa? No, ve lo garantisco, a casa avrete sempre la radio sveglia che farà blink 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 e ci vuole silenzio assoluto. Come possiamo concludere? Dicendo, Sofia Loren direbbe accattata meglio, però insomma lasciamo perdere. No dai, ci vediamo presto al prossimo concerto. Perfetto, signori, grazie una volta, e soprattutto ciao. Cesare Picco, così lo vedete. Ciao. Arrivederci.